Poi una sera a letto, mentre siamo strette abbracciate, mi dice qual è il suo progetto riguardo a questo viaggio in aereo. Io, mamma, adesso non ce l'ho più il cuore secco, adesso il mio cuore è di nuovo colorato. Che cosa è successo, Arianna? Mi sono concentrata e ho sentito papà, e il cuore è diventato di nuovo colorato. Ecco perché voglio prendere l'aereo. Voglio andare sulle nuvole da lui, glielo dico e poi torno. La vita è incredibile, bisognerebbe scriverla e rileggerla sempre per convincersi che quello che è successo è vero. Da quando Bob se n'è andato, ogni tanto mi piace immaginarlo che passa dalle nostre parti, che cammina poco distanti da noi e ci osserva in silenzio. Ho bisogno di una carezza. Come faccio a vivere senza dirgli almeno una cosa bella al giorno? Voglio forse fare dei figli senza più addormentarmi con lui? Senza più provare quello che provo quando vedo scritto il nome cucciolo sul display del telefonino e il cuscino tra le gambe? Giacchetta grigia non ne ha bisogno di certo. Quello dormirà a braccia conserte dal suo lato ad almeno mezzo metro da me. Voglio stare con Bobo, con o senza figli. Questa è la casa per me e per te, sai come la voglio fare. Io ti salto sul collo, amore, mi ascolto e io ti sto ad ascoltare. E io ti sto ad ascoltare.